Bentrovati tutti, come ormai di consueto, ad un'altra parte di Easter Eggs relativi al cartone animato Lo straordinario mondo di Gumball. Ma questa volta è diverso, perché, come avrete letto nel titolo immagino, andremo a vederne ben 15, di cui 12 consigliati da voi come speciale di 1000 iscritti, che tengo ancora a ringraziarvi. Dunque, non perdiamo altro tempo e iniziamo col video. Sigla! In prima posizione troviamo un riferimento a The Legend of Zelda, sì, un'altra volta, nella puntata Il tesoro nascosto, in particolare al suono che si forma a Link quando nel gioco scopre come passare. In questo episodio, Gumball, Darwin e Anais si chiedono come mai abbiano delle cose di sottomarca, come questo abominio, e andando in soffitta e litigando per le loro foto, scoprono grazie alla luce e a questo suono dove scavare per trovare altre informazioni. In seconda posizione troviamo il riferimento a Beetlejuice che, secondo Wikipedia, sarebbe un film del 1988 diretto da Tim Burton e interpretato da Michael Keaton nel ruolo del protagonista. Nella puntata Halloween, Gumball racconta la leggenda di Gargaroth il Divoratore travestito appunto da Beetlejuice. In terza posizione troviamo il riferimento a Superman nell'episodio Supermamma, dove Nicole, avendo messo in punizione Gumball e Darwin, cerca di salvarli e, liberandosi degli attrezzi del parrucchiere, si nota subito il classico ciuffo e il mantello indossati da Clark Kent. In quarta posizione troviamo il riferimento a Predator e Alien, nelle puntate in cui, ora non ricordo bene il nome, ma in cui Gumball si arrabbia e rispondendo a Darwin fa una faccia tipica a Predator, mentre invece Nicole, quando si arrabbia, fa una faccia appunto molto simile a Alien. In quinta posizione troviamo il riferimento a Breaking Bad nell'episodio Il Bus, dove Richard e i padri degli studenti della Hermon Junior High rapiscono i propri figli dentro ad un bus. Il riferimento si trova nel travestimento del padre di Alan in palloncino, dove si notano chiaramente le somiglianze con Walter White, il protagonista della serie TV in questione. In sesta posizione troviamo il riferimento alla Sony e a Batman nell'episodio Il Videogioco. Il riferimento si trova all'inizio dell'episodio, quando Richard regala a Gumball il Game Bimbo, un riferimento anche al famosissimo Game Boy, per il suo compleanno. Gumball quindi si lamenta delle loro cose tarocche che hanno in casa e Richard li fa notare come loro abbiano il televisore Soppy e il fumetto di Batman. In settima posizione troviamo il riferimento a Ghostbusters, sempre nell'episodio Il Divoratore o Halloween. Il riferimento si nota per tutta la puntata, quando, per distruggere i vari fantasmi che appestano la scuola, Gumball e Darwin, assieme a Carrie, si travestono appunto da Ghostbusters, tanto che nella scena iniziale della canzone di sottofondo si sente appunto dire Gumbusters. In ottava posizione troviamo il riferimento a Harry Potter nella puntata Lo Skate. Lo troviamo a metà episodio quando, mentre Gumball spiega a Darwin come diventare uno skater, gli dice appunto di comprare uno skate. Il riferimento compare quando loro entrano in un negozio chiamato Holly Vendor, con aria molto magica, se così si può dire, e questo nome si trova in Harry Potter nel personaggio di Garrick Ollivander, nella serie Un venditore di bacchette magiche. In nona posizione troviamo il riferimento a Jurassic Park nell'episodio La bambola di Anais. In questo episodio la bambola di Anais, Daisy, viene gettata per sbaglio fuori dallo scuolabus e Gumball cerca di riprenderla dalla sorella. Il riferimento si trova a fine puntata quando, trovata la bambola, i tre vanno a casa di T-Rex e, svegliandola per sbaglio, vengono inseguiti come nella scena del film originale, addirittura rimanendo anche bloccati nella macchina come nella scena appunto del film originale. In decima posizione troviamo il riferimento a Regular Show, Uncle Grandpa e Clarence, tre cartoni noti di Cartoon Network, nell'episodio La Noia. Il riferimento lo troviamo quando Gumball e Darwin, non sapendo cosa fare, si ritrovano a fissare un orologio e sulla finestra appaiono tre cartoni che, in ordine, sono Clarence, Regular Show e Uncle Grandpa. In undicesima posizione troviamo il riferimento a Kenny il Guerriero e a Naruto nell'episodio La Sfida, dove la madre di Nuvola chiedeva alla madre di Gumball dove si fosse allenata, se alla scuola di Okuto o al villaggio di Konoha, appunto un chiarissimo riferimento a questi due anime. In dodicesima posizione troviamo il riferimento a Naruto, sì, un altro, nell'episodio La Tabella, dove Anais lancia delle granate con la vernice durante la sfida di paintball e la si può benissimo vedere indossare una maschera quasi identica alle tipiche maschere che usavano i componenti della squadra d'élite Anbu in Naruto, appunto. In tredicesima posizione troviamo il riferimento a vari elementi nell'episodio Alan il Malvagio. I riferimenti saltano all'occhio fin da subito, quando, mentre Gumball vede Alan che si modifica cambiando faccia, si notano i vari riferimenti che in ordine sono Nemesis della Resident Evil,
uno che non ne ho la più pallida idea, quindi se lo sapete scrivetelo nei commenti, il dottor Eggman da Sonic, l'imperatore Palpatine da Star Wars, il presidente americano Donald Trump e Morpheus da Matrix. In quattordicesima posizione troviamo un altro riferimento nella puntata Il Divoratore o Halloween, ed è ben la terza volta, e si trova all'inizio episodio quando nei travestimenti dei vari studenti della Elmore si nota che Fiore è travestito dalla pianta piranha di Super Mario. In quindicesima posizione troviamo il riferimento a Ritorno al Futuro nell'episodio La Noia. Il riferimento compare quando a Banana Joe viene offerto di provare una spada laser in cambio di una ricompensa. Finiti i test, gli scienziati buttano la spada in un cassonetto, con dentro il volopattino del film e addirittura la macchina del tempo, argomento principale della famosissima trilogia. Probabilmente le altre cianfrusaglie nel cassonetto saranno altri riferimenti, ma io non ne ho trovati. Se le riconoscete, scrivetelo qua sotto nei commenti. Bene, l'episodio termina qui, spero vi sia piaciuto. Sono molto onorato di avere 1000 persone che mi seguono e a proposito sto già per arrivare a 2000 iscritti, tempo che manco mi sono reso conto di averne 1000. Vi ringrazio ancora tutti. Noi ci rivediamo al prossimo video, se vi è piaciuto vi ricordo comunque di iscrivervi per rimanere aggiornati sul prossimo video. Noi ci vediamo al prossimo video, bella!